Per Verde Sky intervistiamo l'assessore Stefania Saccardi del Comune di Firenze. Le chiediamo per la realizzazione del canile Parco degli Animali quando sorgerà e quando ci sarà l'inaugurazione. A noi prevediamo di terminare i lavori e di inaugurarlo all'incirca nel mese di marzo del prossimo anno. È un intervento molto importante per il Comune di Firenze che dà una risposta al problema del randagismo e anche dei cani che vengono abbandonati dalle persone per motivi familiari più vari. Realizziamo questo canile nella zona di Ugnano. È un canile di circa 54 box per ospitare un centinaio di cani che oggi il Comune di Firenze affida ad un canile di Arezzo, per il quale ovviamente sostiene i costi relativi. Noi crediamo che un intervento di questo genere, che comporta anche un importante investimento da parte del Comune di Firenze, perché andiamo a spendere circa 1.800.000 euro, sia un segnale di grande attenzione al problema degli animali. Il canile avrà, oltre ai box dove gli animali saranno ospitati, avrà anche un ambulatorio, un'area di socializzazione e saranno fatti anche corsi di educazione alle persone che vorranno tenere gli animali. Credo che sia oggi un intervento di grande civiltà.